Allora, oggi 5 dicembre 2017, appena tornato da Barcellona, ho avuto la visita, credo, di una multa come la precedente, per cui per motivi di cronaca la devo registrare per poterla poi contestare e andare avanti. Con tutto il rispetto per i pubblici ufficiali che fanno solo il loro lavoro. La sua firma non siamo a posto. Va bene. Poi la leggo senza staccare. Dovevo firmare qui? Siete venuti proprio nel momento in cui sto per fare l'albero femminile, l'albera. È una coincidenza, ma... Vale, grazie. Qui ancora, guarda, quella. Un'altra. Sì, sì, è sempre, sempre quella. Questa poi sarà questa. Lasciamo qua per lei. Ok. Allora, questa è la sua. Poi vediamo anche... Questo pagamento se lo pagare, se andiamo a fare il corso. Chiedo la penna. Buonasera. 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 C'è un po' di luce. C'è un po' di luce. C'è un po' di luce sul verbale. Allora, il verbale è trasgressore Montelli Francesco, nato a Ravenna, sono io, data, norma, per il seguente motivo, faccio fatica perché non ho gli occhiali, è seguito... a seguito di accertamento effettuato in data, ora e luogo in cui sopra, nella vetrina del locale ivi ubicato erano in mostra oggetti che offendevano la pubblica decenza. Nello specifico, ben visibili dall'esterno, era distinguibile una struttura a cono costituita da vari ripiani dalle dimensioni di circa un metro e mezzo di altezza e dal diametro di circa un metro, simile nella forma ad un albero di Natale sulla cui sommità ho perso il filo, illuminato la tradizione. Sulla cui sommità era fissato un fallo di colore bianco e illuminato con luci natalizie. In ordine sparso erano stati collocati circa 24 riproduzioni dell'organo sessuale maschile eretto. L'eretto non si sopporta. Se sei morto va bene, ma se sei eretto non si sopporta. Allora, mi ho scusato, perso il filo dell'eretto, la struttura era posizionata maschile eretto, in particolare gli oggetti fallici riportavano diversi rivestimenti cartaceo lucido colorato dorato tipo arlecchino, colonne, bianco, beh, bravi, avete guardato bene. Tali da rappresentare l'organo eretto della lunghezza di centimetri 20 circa. No, più grande, penso che sia 26, 27, è di più di 20 centimetri. È il rapporto divinatorio, cioè è il simbolo del cazzo di Dio, non è, è un simbolo, non è una meta da raggiungere fisicamente. Ma ne parleremo. Dunque, non si procedeva all'immediata verbalizzazione in quanto il locale risultava chiuso dall'esterno con
con la posizione di lucchetto alla porta d'ingresso per tali motivi, con la notifica del presente atto si procederà alla contestazione e alla verbalizzazione della violazione in argomento. Allora, somma dovuta sempre 206 euro, modalità di pagamento sempre 206 euro, l'ammontare, adesso io faccio ricorso, eccetera. Questa è la seconda multa che mi hanno fatto, ma me l'aspettavo perché ho avuto una bussata prima quando mi ero ritirato per meditare prima di cominciare a fare qualcosa, e ho visto che erano questi qui che mi hanno fatto segno dopo e avevano l'anda da pubblici ufficiali, anche sono in borghese, per cui me lo immaginavo. Poi quando sono entrati gli ho detto, immagino, sì, ok, allora dico, adesso accendo la telecamera, no, si deve proprio, dico, sì, si deve proprio, perché io come faccio a raccontare quello che sta succedendo e sentire l'opinione dei moralisti e dei depensanti? E soprattutto mi voglio divertire, il gioco di quello che sto facendo è bellissimo, lo scopro, non è che lo faccio io lo seguo. Come diceva Picasso, io non cerco, trovo. E allora io chi sono per non essere come Picasso? Chiudo qui per adesso.